Definizione, diagnosi e trattamento della neuropatia delle piccole fibre. Articolo scientifico di luglio 2019. Negli ultimi 30 anni, il miglioramento dei metodi diagnostici ha permesso la valutazione di routine delle alterazioni delle piccole fibre nervose A delta e C, che causano la condizione clinica nota come neuropatia delle piccole fibre, SFN in inglese, NPF in italiano. Questa sindrome si sviluppa a causa di fattori metabolici, tossici, immunomediati o genetici. Le principali caratteristiche cliniche includono il dolore neuropatico e il disturbo del sistema nervoso autonomo. Essi causano affaticamento, calo delle prestazioni giornaliere, ansia e depressione. Poiché gli studi clinici neurologici di conduzione nervosa e elettromiografici sono comunemente normali, la diagnosi spesso dipende dal riscontro di una diminuzione della densità intraepidermica delle fibre nervose con biopsia cutanea. Questa recensione evidenzia l'eziologia, gli aspetti clinici, diagnostici e il trattamento della NPF. Introduzione. La NPF è definita come un'anomalia strutturale di piccole fibre nervose con la degenerazione delle terminazioni distali nervose. Lo studio della NPF è diventato possibile meno di 13 anni fa, con lo sviluppo di tecniche di biopsia cutanea che determina la densità di piccole fibre nervose dell'epidermide, rilevando una normalità nonostante i risultati spesso normali dell'esame clinico. Al giorno d'oggi, tali pazienti possono essere considerati come affetti da neuropatia delle piccole fibre, una sindrome che è dovuta alla distruzione delle fibre nervose più piccole, di tipo A delta, sottilmente mieliniche, e C, non mieliniche, che può essere rilevata mediante biopsia cutanea, ma non da studi elettrofisiologici di routine. Questa sindrome è caratterizzata dallo sviluppo di disturbi sensoriali e autonomici che spesso influenzano significativamente la qualità della vita. L'incidenza di NPF nella popolazione generale è attualmente sconosciuta. Un recente studio olandese ha riportato 12 nuovi casi ogni 100.000 persone all'anno, con una prevalenza di circa 53 pazienti su 100.000, quindi una persona su 1.800 circa, che richiedono indagini con studi internazionali su larga scala. Eziologia. La causa più comune di NPF, come quella della polineuropatia delle grandi fibre, è comunemente considerata il diabete mellito di tipo 2 e l'intolleranza al glucosio, osservata nel 30-50% dei casi. Spesso questi sono associati a una sindrome metabolica e dislipidemia. Tuttavia, una recente valutazione ha mostrato che le anormalità del glucosio e dei trigliceridi non sono comuni nei pazienti con NPF rispetto alla popolazione generale, escludendo il loro ruolo guida in questa sindrome. Al contrario, marcatori di infiammazione come un elevato tasso di sedimentazione eritrocitaria e livelli di proteina C reattiva, complemento ridotto e marcatori di malattie autoimmuni erano più comuni nei pazienti con NPF, suggerendo che l'infiammazione o l'autoimmunità potrebbero essere la causa principale dello sviluppo. Nella maggior parte dei casi possono verificarsi lesioni combinate di fibre nervose sia grandi che piccole, sia in modo simultaneo che graduale, con lo sviluppo iniziale di NPF e la successiva progressione di danni ai grandi nervi. Alcune malattie possono portare allo sviluppo piuttosto rapido della polineuropatia delle fibre di grosso calibro, diabete mellito, neuropatia alcolica, mentre altre sono caratterizzate dalla predominanza del danno delle piccole fibre o del nervo isolato, sarcoidosi, sindrome di Sjögren, malattia celiaca. La NPF, infatti, si verifica spesso nei disordini immunomediati, come la sindrome di Sjögren, la celiachia, il lupus eritematoso sistemico e le sindromi paraneoplastiche. Nella sarcoidosi, fino all'86% dei pazienti presenta sintomi tipici di NPF. Considerati di natura sistemica citochina mediata piuttosto che di comparsa di granulomi, è stato dimostrato che l'inibizione del TNFα riduce le manifestazioni cliniche di NPF nella sarcoidosi, suggerendo un beneficio mediante immunomodulazione in pazienti con MVF in disordine immunitario associato.
Allo stesso modo, i pazienti NPF con disturbi autoimmuni o prove di laboratorio per l'autoimmunità hanno mostrato un miglioramento sintomatico e di laboratorio con il trattamento con immunoglobuline per via endovenosa. Malattie infettive potrebbero anche portare allo sviluppo di NPF. La relazione più stretta è descritta nell'infezione da HIV, mentre l'epatite C, come fattore eziologico, è descritta solo sporadicamente in singole osservazioni o in piccoli gruppi di pazienti. In rari casi, il danno delle piccole fibre è stato osservato nella malattia di Lyme e nella lebbra. La presenza di questa complicanza nella tubercolosi è spesso sollevata con preoccupazione, ma richiede studi dedicati. Un certo numero di cause tossiche può contribuire allo sviluppo della NPF. Oltre alla chemioterapia, farmaci quali metronidazolo, nitrofurantoina, linezolid, bortezopim, statine e inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa devono essere usati con cautela nei pazienti con predisposizione allo sviluppo del danno delle fibre nervose grandi e piccole. Casi di polineuropatia severa nell'alcol e avvelenamento da talio, che interessano principalmente le grandi fibre, sono regolarmente descritti in letteratura. La causa genetica per lo sviluppo di NPF include le neuropatie amiloidi ereditarie familiari, che ora è un disturbo curabile. I reclami per il dolore parossistico neuropatico ed eritromelalgia possono essere presentati dai pazienti con mutazioni dei canali del sodio. La disfunzione è stata descritta in eritromelalgia ereditaria, disturbo parossistico di dolore estremo e NPF, con una grande variabilità tra genotipi e fenotipi. Levine ha osservato che tali pazienti devono essere studiati separatamente, dal momento che i loro sintomi neurologici possono essere associati non a una diminuzione della densità delle fibre nervose, ma ad un'elevata eccitabilità dei gangli spinali. Il dolore neuropatico in questo caso può essere spiegato con la compromissione dei canali del sodio nei neuroni autonomici simpatici, con il funzionamento alterato dello scambiatore di calcio di sodio, che porta a un aumento delle concentrazioni di calcio intracellulare. La NPF è descritta in pazienti con Fabry, POMP e sindrome di Ehlers-Danlos. La valutazione di un paziente con NPF richiede quindi attenzione a un numero crescente di fattori eziologici. Nonostante il miglioramento delle capacità diagnostiche, fino al 50% dei casi di NPF rimane idiopatico. Caratteristiche cliniche della neuropatia delle piccole fibre. I sintomi di NPF insorgono a causa di interruzioni, disfunzioni o ipereccitabilità delle fibre di piccolo diametro. Le fibre delta conducono impulsi di dolore meccanico e termico alla velocità di 5-40 metri al secondo, che forniscono la sensazione di dolore acuto e rapido. La fibra C conduce impulsi meccanici, chimici e termici a una velocità molto bassa, 0,5-2 metri al secondo, con una sensazione di dolore opaco e diffuso. L'assone distale delle fibre C non solo trasmette dolore, ma rilascia anche segnali elettrici e paracrini che supportano l'omeostasi dei tessuti, modulando le risposte del tessuto a lesioni o minacce. I sintomi del disturbo sensoriale si manifestano più comunemente simmetricamente e bilateralmente negli arti inferiori. Successivamente si diffondono dai segmenti distali a quelli prossimali, con un pattern dipendente dalla lunghezza tipico di una polineuropatia. Al contrario, si pensa che i sintomi neuropatici diffusi o irregolari, cioè non dipendenti dalla lunghezza, rappresentino una ganglionopatia sensoriale o una mononeuropatia singola multipla. Sintomi clinici della NPF possono manifestarsi come disturbi sensoriali isolati, disturbi autonomi isolati e condizioni miste. La NPF può manifestarsi in un costante dolore bruciante, che in alcuni casi è indotto solo dalla stimolazione della pelle. Tuttavia è importante notare che i sintomi possono estendersi da una sindrome da dolore grave a una completa assenza di dolore. I sintomi sensoriali della NPF includono spesso parestesie, sensazione di pizzicore, intorpidimento, riduzione del dolore e sensibilità della temperatura, allodinia, percezione degli stimoli tattili come dolorosa, e dolore bruciante, prevalentemente nelle parti distali degli arti. La sindrome delle gambe senza riposo, che disturba il sonno notturno, può essere dovuta a dolore neuropatico o sensazione di bruciore alle gambe. I pazienti con neuropatie possono sperimentare una serie di sintomi negativi.
Va detto che la sensazione di intorpidimento non si verifica in genere nella NPF, spesso indica il danno delle fibre nervose più grandi. I sintomi autonomici più comuni sono i disturbi del sudore, principalmente assenza negli arti distali, secchezza delle fauci, decolorazione della pelle e diminuzione della motilità del tratto gastrointestinale e del sistema urinario. Se la sudorazione è disturbata nelle parti distali degli arti, i pazienti possono lamentarsi di peridrosi nelle aree prossimali, che appare compensatoria per mantenere la termoregolazione. La violazione della regolazione vasomotoria autonomica distale può portare a una decolorazione della pelle. La pelle nella zona interessata può apparire asciutta, lucida o atrofica. Nella sarcoidosi, le caratteristiche della NPF più tipicamente includono una distribuzione non dipendente dalla lunghezza dei sintomi sensoriali comuni. Quando predominano il dolore muscolare o articolare, questi pazienti vengono spesso diagnosticati con fibromialgia. Tuttavia, poiché oltre il 40% di questi pazienti ha una ridotta densità delle fibre nervose intraepidermiche, la neuropatia delle piccole fibre o la polineuropatia sensoriale lieve è probabilmente la causa del dolore nella sindrome fibromialgica, almeno in una porzione di pazienti. Wortmann e al. Notano un'incidenza del 90% della fatica cronica tra i pazienti con sarcoidosi. Molto probabilmente la sua patogenesi consiste in diverse cause, inclusi fattori immunomediati, sintomi psicologici, sindrome depressiva, disturbi del sonno e danni indiretti alle fibre nervose, che può anche verificarsi a causa dell'implementazione della terapia steroidea.